Allora, naturalmente, come è giusto che sia, siamo vicini al candidato a sindaco Giovanni Calabresi e a tutta la sua squadra, perché riteniamo che sia importante intanto che Locri abbia un'amministrazione, che sia un'amministrazione in linea con i nostri principi e soprattutto ci dia la possibilità di lavorare in sinergia, per come abbiamo fatto anche in passato, rispetto alle tante problematiche che interessano il territorio della Locri, del Locri in particolare. Da una parte è una sfida importante, dall'altra ci vuole molto coraggio, come ha detto stesso Giovanni Calabrese, nell'affrontare questo percorso, conoscendo quali sono le difficoltà amministrative che stanno alla base appunto di questa amministrazione, di questo comune. Quindi la sfida è doppia e pertanto rispetto a questa sfida bisogna creare più sinergie possibili per affrontare radicalmente quelli che sono i problemi del territorio. Tutto a posto? Sì. Amico. Buonasera a tutti e grazie per la presenza di questo incontro con il Presidente della provincia Giuseppe Raffa, che ringrazio per essere qui con noi, con l'onorevole Nino Conti, da sempre vicino alla città di Locri. Ringrazio anche l'assessore provinciale Gagliano per la presenza. Ti faccio un applauso, una seduta di non so che... abituati all'applauso magico. Dopo dobbiamo applaudire. Battute a parte, io veramente ringrazio i nostri amici Regini, il presidente Nino Gaetano, per questa presenza a Locri oggi, questa ennesima presenza politica caro Peppe, che per noi è di fondamentale importanza, di fondamentale rilevanza e soprattutto un grande segnale, non solo per la mia persona, per la mia candidatura, per tutti i candidati di tutti per Locri, ma soprattutto per la nostra città. E abbiamo chiesto, a differenza dei nostri avversari, che dice che loro hanno bisogno dei giganti, fanno tutto da soli, noi non siamo capaci di fare tutto da soli, noi abbiamo bisogno di chi politicamente sta a livelli superiori a noi, chi politicamente è anche più bravo di noi, l'ha dimostrato nel corso degli anni. E ritengo che soprattutto il presidente Raffa, al quale io ho avuto l'onore di partecipare per un anno alla giunta provinciale al suo fianco insieme agli altri colleghi assessori, e dove ho avuto anche la possibilità, credetemi, di fare un'esperienza importante, qualificante e formativa dal punto di vista politico, un'esperienza che ricorderò sempre con piacere, un'esperienza che mi ha dato anche poi la possibilità di arrivare, grazie all'impegno di Francesco Marini, Vincenzo Carabetti, di Raffaele Senato, di Alfonso Passafaro, che sono, diciamo, da sempre i gruppi fondanti di questa coalizione, ho la possibilità oggi di avere questa nuova opportunità politica, questa importante opportunità politica della candidatura a sindaco di una delle città più importanti della Calabria, sicuramente tra le più importanti del comprensorio della Locride. Una città, Carabetti, Caronino, Gaetano, che ha bisogno di grande attenzione. Io ritengo che, contrariamente a quello che si dice, dal tuo insediamento hai fatto tanto anche per Locri. Qualcuno diceva che in un anno i risultati zero. Io dico che in un anno i risultati sono stati tanti, a cominciare dall'asfalto famoso di Via Garibaldi, oltre 50.000 euro a appena 20 giorni del tuo insediamento, grande attenzione alle scuole con gli appalti dell'Istituto Alberghiero e dell'Istituto Professionale. Grande attenzione anche a manifestazioni importanti, come sapete l'ultima edizione del torneo di tennis è potuta svolgere grazie appunto all'impegno di Peppe Raffa. Grande attenzione anche all'agricoltura da parte di Carità, da parte di tutti gli assessori. Noi abbiamo bisogno di continuare questo percorso, caro Peppe, abbiamo bisogno della tua amicizia, della tua vicinanza, insieme a quella di Nino, insieme a tutti voi, perché dobbiamo ripartire. Locri è rimasta ferma per oltre 24 mesi durante il governo Lombardo, un momento di arresto pesante, non sarà facile governare la città di Locri, ma ritengo che grazie al nostro impegno, alla nostra buona volontà, alla nostra esperienza, mia e di tutti i candidati, tutti quelli che saranno eletti, ma tutti quanti faranno parte poi del futuro governo in qualche modo, riusciremo sicuramente ad affrontare le evidenti problematiche che ci sono già a Locri. Poi ieri mi è giunta notizia purtroppo che il 29 maggio la Soical ridurrà la portata dell'acqua di quasi il 70% a fronte di un debito di 5 milioni che sicuramente non ha fatto il marcio Francesco Magrini. Riduzione pesante, dobbiamo subito intervenire per capire come risolvere questo problema. Locri d'ambiente lascerà la città che già è sotto un cumulo di rifiuti, non ci sarà più la raccolta dal 31 di maggio, questa è l'eredità che ci sta aspettando, ma non è un problema, perché noi abbiamo detto, l'ho detto l'altra volta, non guardiamo indietro ma guardiamo avanti.
non andiamo alla ricerca di responsabili, di responsabilità, ma siamo scesi in campo tutti quanti insieme con il vostro sostegno, tuo di rete sorrelli e anche dei parlamentari per affrontare queste criticità. E siamo certi che veramente con grande impegno, grande sacrificio, perché oggi è un sacrificio amministrare l'ente locale, specialmente tutto locale, in cattive e pessime condizioni, sono certo che sicuramente riusciremo a ottenere risultati positivi. Quello che ti chiediamo, caro Peppe, è quindi questa grande vicinanza, questa grande attenzione al luogo in mano intera Loquide e soprattutto anche al famoso protocollo d'intesa. Protocollo d'intesa che insieme abbiamo cercato anche di andare incontro alle esigenze dell'amministrazione Lombardo, ma poi per carenza di progettazione da parte loro nessuno ci ha fatto nessuna richiesta, contrariamente a quanto dice il mio avversario politico. E soprattutto abbiamo bisogno di rimodulare quel protocollo d'intesa con l'assenso e l'avallo della provincia della Regione Calabria, perché in quel protocollo d'intesa ci giochiamo il futuro di noi. Attraverso quelle opere, attraverso la rimodulazione oggi di quelle opere, potrà sicuramente cambiare l'aspetto, il futuro e il destino di questa città. Questo sarà il nostro impegno delle prossime settimane, dei prossimi mesi, dei prossimi anni, tutto concentrato a far rinascere l'opera. Un impegno concreto, un impegno sincero e, ripeto, senza guardarci alle spalle, senza cercare responsabili e responsabilità. Io vi ringrazio, cedo la parola all'amico Nino Fotri, deputato della Repubblica. In coscienza. Grazie Giovanni. Mi sembra di essere stato ieri, qui siamo stati veramente tante volte in campagna elettorale con questa sostituirsi di chiamo del nostro elettorato, ma soprattutto il richiamo di chi in una fase così particolarmente, come dire, delicata per il nostro paese, ma soprattutto per la nostra regione, per la nostra area, in questa provincia, in questa zona particolare che è il sud del sud del nostro sud e che spesso e spesso noi ripetiamo dimenticata, ma anche noi siamo protagonisti del bene e del male di quello che è il futuro e il destino della nostra terra. Io conosco Giovanni, nel 2000 eravamo con incarichi politici elettivi da più di un decennio e quindi posso apprezzarne attività che non sono squisitamente politiche ma sono parte della vita e che completano la vita di nuovo, e quindi posso assicurare che un investimento che Giovanni ha preso, un investimento sul futuro in un momento così delicato. Lui diceva che è un sacrificio, è vero, è un sacrificio, ma anche un dovere essere disponibile a fare politica oggi. Però c'è un però che riguarda la selezione della classe politica, quindi in una fase in cui sembra quasi normale per tutti che ci sia, perché noi passiamo da un eccesso di punizione per la classe politica, la casta alta, ad un eccesso di mancanza di rigore della casta stessa della politica, della selezione personale. Non è normale che a fare politica siano tutti, non è normale che a fare politica ci siano incidenti di percorso e che nessuno si faccia da parte, non è normale leggere quello che noi leggiamo nei quotidiani nazionali ma anche nei quotidiani locali, per cui siamo tutti assuefatti. Non esiste nella nostra terra un'emancipazione di cui non posso sperare che ci sia nel senso civico che c'è stato a Parma, dove amministrati da amministratori, in quel caso purtroppo erano di centrodestra, non avvenuti, che hanno creato un danno per le future generazioni, sono andati sotto il comune ed è successo quello che è successo, sono dovuti scappare tutti. Quindi, da Castrovillari per finire nell'ultimo comune della provincia di distribuzione di destra e sinistra, nessuno si indigna per niente ed è quasi normale vedere amministratori che continuano a svolgere attività che non hanno niente a che fare con non solo il senso civico, ma anche il senso di responsabilità che è richiesto a un cittadino normale. Ecco, chi fa politica deve essere un cittadino migliore di un cittadino non fa politica, no? Perché è diverso. Perché si presta quel sacrificio a cui nessuno l'ha chiamato, siccome è un senso del dovere particolare, quindi è una
diciamo, è un desiderio di servire gli altri in un settore che è quello che oggi non porta a benefici, ma porta non solo sacrifici ma anche rischi, perché acquistare comuni di sé stati, acquistare difficoltà di cittadini e non poter dare risposte a domande primordiali che riguardano anche la sussistenza e la sopravvivenza delle persone, è un'attività, credetemi, che è quasi di vocazione sacerdotale. Per cui io concludo dicendo a Giovanni che questa scelta ormai l'ha fatta, siamo a pochi giorni alle elezioni, tutti voi se potete raccogliere un consenso ancora più ampio e vasto di quello che fino ad oggi gli avete dato, perché è bene che lui vinca, vinca in modo anche, come dire, rilevante rispetto ai concorrenti, e che possa essere quotidianamente, e che io penso che lui non si sottragga a essere mensilmente disponibile a fare incontri come questo per dire quello che ha fatto, e naturalmente dimostrare che ha fatto di tutto perché quelle cose siano concretamente visibili. Io lo ringrazio e auguro a Giovanni di questo. Molti saluti del Concerto Carabetta, rappresentanti del progetto Lopi, e inviterei Francesco Marino, Raffaele Senato e Alfonso Passapao, che sono i leader di Città in Comune, Siamo Lopi e Reale la Città, che sono i gruppi fondanti della Commissione Tutti per Lopi, e fare un saluto agli ospiti, illustri ospiti, e a tutti voi. Francesco? Benvenuto a Lopi. Quindi io però devo dire l'ultima volta che la campagna elettorale di Nini è andata come andata, speriamo in ogni caso che le sue qualità poi siano riconosciute per altri incarichi, soprattutto per parlare di politica, perché di politica è veramente poi difficile. Invece da un discorso politico importante è partita l'aggregazione che diceva prima Giovanni, di un discorso di una città che vuole cambiare veramente, che è cominciato un percorso nel 2006, dove tutti insieme, tutti per loro, anche allora, e poi vabbè, è andato così, ma oggi siamo tutti più grandi, soprattutto Giovanni, che oggi ha la maturità giusta per essere il sindaco, che a questa città dia veramente un impulso. Il punto di cui questa città veramente ha bisogno, come diceva prima, di non essere lasciata da sola, e questa città, questo è quello che stanno lasciando da sola, cioè, e questo nessuno lo può negare, e ha bisogno soprattutto che in questa classe dirigente, che noi siamo sicuri di entrare in strada di questa città, faccia proprio la voce grossa rispetto alla provincia, che ha fatto sicuramente qualcosa ma può fare di più, rispetto alla regione che ha fatto qualcosa ma può fare di più, rispetto al governo che ha fatto qualcosa ma può fare di più. E allora da questo un messaggio chiaro di un'amministrazione che governerà questa città, che non è subalterna a nessuno e che soprattutto vuole crescere per far crescere insieme l'opera. Io credo che sull'esito delle elezioni veramente facciamo gli debiti scongiuri, ma non ci sia niente da fare, ma il difficile verrà dal giorno dopo, e il giorno dopo è l'augurio che viene a tutti noi, a Giovanni e alla squadra che sarà messa in campo per gestire questa città, e la Nino che al momento dobbiamo trovargli la collocazione giusta in un panorama nazionale, ripeto, che ha bisogno di gente che sappia fare politica, a Peppe Raffa, a Peppe Scopelliti, a tutti quelli che si susseguiranno in questi giorni, ci sarà bisogno di gente che affianchi questo progetto, non che lo dirigi. Noi dobbiamo farcela da soli e ce la faremo da soli. Innanzitutto per la presenza degli ospiti, è molto importante. L'ho sostenuto dall'inizio, mentre cominciavamo a parlare della lista, perché il progetto ormai è
partito 2 anni addietro, che è un grande ritardo, in quanto per un incidente di percorso, io dico, 2 anni fa non abbiamo vinto le elezioni, ma mi viene il massimo che abbiamo vinto, perché tutte le prime liste abbiamo raggiunto il 70% dei voti, quindi secondo me l'abbiamo vinto. Poi purtroppo non l'abbiamo vinto, ma ha vinto una coalizione di centro-sinistra che ci ha fatto perdere 2 anni. Sono 2 anni importanti perché le cose sono peggiorate complessivamente, perché la storia va avanti, indubbiamente peggioravano di giorno in giorno, ma con l'assenza completa di un'amministrazione forte, incisiva, che riusciva a dare almeno all'ordinario un risultato giornaliero mensile, non c'è stato nemmeno quello, quindi ci ritroviamo veramente con una città allo sbaglio, una città che dobbiamo ringraziare veramente i cittadini che hanno una calma e un senso civico di dovere che verso l'amministrazione, il commissario adesso, che è da elogiare veramente. Chi parla male della Calabria, chi parla solo dei mappi di Travella, va punito, perché veramente questa è una terra dove la gente è matura, ha veramente da invidiare tanto, non ha niente da invidiare di col nord, per quello che ha passato in quest'ultimo periodo, queste città che sono comprensorio, dico che vanno premiate veramente questa gente. Ci serve ancora. Guardate, non abbiamo chiesto a nessuno, a pochissimi amici intimi, di venire, di intervenire. Vedo la sala che è veramente piena e sono interessati e ci seguono da giorni, vengono dietro a noi e credono in questo tipo di amministrazione che si andrà a formare. Ormai lo possiamo dire, come diceva Francesco, con grande ottimismo, facendo gli scongiuri, l'amministrazione non ci sono dubbi, io ritengo che non voglio dare dati, numeri, me le riservo per lunedì sera, a festeggiare veramente, ma non per la vittoria nostra, vince Locri, vince veramente il popolo di Locri con noi, perché noi saremo veramente forti, importanti, decideremo le sorti per i prossimi 20 anni di questa città e allargheremo ancora di più il raggio del comprensorio della Locri, perché Locri deve tornare veramente ad essere il faro del comprensorio. E se Locri torna ad essere il padre del comprensorio, tutta la Locri cresce ed avrà una novità. E c'è una novità, noi la avremo ancora, ci abbiamo creduto, io ci ho creduto per primo, gli altri sono venuti subito dopo, ci abbiamo creduto, ci crediamo e ci crederemo, insieme a noi, insieme agli amici, insieme al Presidente della Regione, insieme ai deputati che faranno visita a Locri per la prima volta entro venerdì, saremo forti e saremo una squadra vincente. Non litigheremo per parte nostra, litigheremo con gli altri se non ci troviamo per loro, per la nostra gente. Grazie. Buonasera a tutti, è un fuori programma nel nostro intervento, almeno molto meno il mio, non era previsto. Giusto per salutare il Governo Foto, il Presidente Raffa, per dire, volevo aggiungere, tra quello che Raffa come Presidente ha fatto per questa città di Locri, vorrei ricordare anche i 200.000 euro che ha messo a disposizione da subito per il centro delegazione giovanile, che vanno ad aggiungersi ai 700.000 euro che darà la Regione, che permetterà a questa città da qui a 6 mesi di avere un centro all'altezza, ritengo, della città. E sentivo parlare degli errori che abbiamo fatto, ma consentitemi di dire che gli errori erano quasi voluti, perché dovevamo dimostrare noi stessi, cioè dovevamo crescere un po' di più e siamo cresciuti, dovevamo dimostrare alla città che chi ha governato questa città negli anni passati non era più all'altezza, non era più indicato per questa città e l'ha fatto in meno di 17 mesi. È arrivata una gestione commissariale, voi sapete come la penso per la gestione commissariale, l'ho detto in Consiglio Comunale, l'ho detto in una presentazione, lo dico adesso, io non sono per la gestione commissariale, sono per la politica, per fortuna il 28 di maggio tornerà la politica anche a Locri, tornerà a essere governata, sono sicuro, da una persona che è all'altezza, si è dimostrato all'altezza l'assessore provinciale, si è dimostrato all'altezza dell'amministrazione Macri, sono sicuro che si dimostrerà all'altezza anche non solo come sindaco, ma quello che chiediamo tutti come leader, un leader di un gruppo che porti fuori da questa città, porti dalle problematiche tutti noi e cerchi di crescere.
Poco fa Francesco Magri ha fatto il passaggio di consegne dall'ex sindaco, che io chiedo un ringraziamento particolare a Francesco Magri, sapete perché? Perché in questi 17 mesi è riuscito, anche attraverso all'interno del proprio gruppo, voi sapete che era un gruppo che poi alla fine si era diviso, oggi mi sembra che vicino alle posizioni di Giovanni Calabrese, è riuscito a tenere fede all'impegno che aveva fatto il primo giorno che ci siamo assentati in Consiglio Comunale. Quindi grazie a Francesco, che se oggi siamo qui, se Giovanni farà il sindaco della città, questo lo devo soprattutto a Francesco Magri. Io per ultimo ho aderito a questo progetto dopo di Alfonso e dopo degli altri, perché Francesco Magri meritava e merita, ritengo, sul piano politico dei momenti diversi. Oggi un ringraziamento particolare anche all'onorevole Fuori, perché è qui non come onorevole, come senatore, è qui come amico della città di Lodi. Non è qui a fare passerella, non è qui a chiedere voti, è qui ancora una volta a sostenere la città. I problemi sono tanti, Giovanni, che andremo ad affrontare in caso di vittoria, ritengo di sì, da subito. E soprattutto vorrei dire per questi ragazzi ex LSU+, che ogni giorno, caro Presidente, ci avete sempre detto, ci avete sempre invitato a trovare una soluzione, soluzione che noi abbiamo provato. Oggi viene fatta una determinazione d'azione organica non tenendo conto di alcuni principi. E da subito penso, Giovanni, di parlare a nome tuo, che sicuramente sarà il sindaco, non so se sarò eletto, ma a nome tuo sicuro posso parlare, che a nome di Giovanni Calabrese, che prenderemo subito un provvedimento immediato, sentendoci con la prefettura, direttamente con il ministero, per fare questa modifica di questa votazione organica, che ritengo che alla fine questa gestione commissariale, che tanto ha fatto per far uscire dalle problematiche di Lodi, l'ultimo atto, è un ultimo attimo che secondo me è quantomeno distratto. Grazie all'onorevole Fonti, grazie al Presidente Rai. Grazie a Francesco, Alfonso, a Raffaele, sicuramente grande attenzione da parte vostra. Ringrazio anche l'assessore Giannetta che è appena arrivato. Grande attenzione da Raffaele da parte vostra, questa problematica che oggi tormenta tante famiglie, 40 famiglie di lavoratori che si rischiano a causa di una disattenzione o a causa di scarsa attenzione dal punto di vista tecnico, rischiano di perdere il posto di lavoro. Ho detto l'altro giorno, noi siamo con il lavoro, noi non siamo contro i lavoratori e contro il lavoro, come qualcuno invece ha dimostrato negli ultimi 24 mesi. Vi ringrazio, cedo la parola al Presidente Raffa, un grazie per te. Grazie Giovanni per questa opportunità, a parte che per noi è doveroso essere vicino con le persone con le quali abbiamo condiviso percorsi amministrativi e condividiamo anche delle affinità che sono anche politiche, quindi per noi è un piacere essere qua a sostenerti in questa campagna elettorale. Io volevo fare qualche breve considerazione di carattere generale per poi scendere nel particolare cercando di dimostrare con i fatti, perché ormai la politica delle chiacchiere penso sia finita per tutti. I cittadini ci chiedono conto quotidianamente del nostro operato, ci giudicano per quello che facciamo e soprattutto ci guardano, forse in questa fase politica un po' particolare, con un minimo di distacco, cosa che noi dovremmo in qualche modo cercare di recuperare. Il momento politico nazionale ci impone delle riflessioni che vanno oltre quelle che sono le posizioni di schieramento, perché lo hanno capito il governo nazionale, creando un governo di larghe intese che cerca di affrontare quelli che sono i problemi drammatici che il Paese sta vivendo. Avremmo dovuto capirlo in altri passaggi elettorali, lo avete capito voi oggi, mettendovi insieme rispetto a quella che è un percorso amministrativo che in passato forse ha fatto emergere l'aspetto negativo di una politica che aveva perso di vista quello che è l'obiettivo finale, che è il bene comune. Quindi questo merito va riconosciuto a Francesco Magri, che ringrazio, naturalmente a Sainato, che su questo percorso si sono ritrovati, e ritrovarsi su un percorso amministrativo per il bene della propria città è un qualcosa che gratifica forse il candidato a sindaco in questo momento, ma naturalmente gratificherà tutta l'amministrazione nel momento in cui si creeranno quelle sinergie virtuose e importanti, una delle quali noi siamo qua a suggellare, perché come diceva Francesco Magri, noi non ci sostituiremo, non possiamo sostituirci all'amministrazione comunale, al sindaco Giovanni Calabrese, ma abbiamo il dovere
di affiancare tutte le amministrazioni, questo lo stiamo facendo senza guardare colore politico. In questa occasione abbiamo il dovere e il piacere di farlo, perché proprio con Giovanni Calabrese, al di là di quelli che possono apparire all'esterno, forse anche delle strumentalizzazioni di ordine politico, io ho avuto il piacere di condividere un anno amministrativo intenso, proficuo, di cui ancora oggi ci sono le tracce, perché io sto venendo qualche giorno fa, sono stato al Severi, dove mi ringraziamo per il lavoro che tu avevi fatto, sono stato all'Istituto Volta, dove anche là, cioè il tuo percorso amministrativo ha lasciato una traccia. Verrebbe facile a chi vuole strumentalizzare, dice, ma perché poi sei uscito dalla Giunta? La politica è un'altra cosa, e siccome siamo persone che facciamo politica per attaccamento anche al nostro, diciamo, al nostro percorso amministrativo, come avete ben visto e come potete constatare, tra me e Giovanni Calabrese la stima è immutata e soprattutto amplificata da quel gesto che lui ha avuto in momenti in cui io mi potevo trovare in difficoltà, creando le condizioni per poter andare avanti in un'amministrazione sempre più compatta. Quindi questo ti va bene. Quindi partiamo da queste affinità, che sono delle affinità che suggellano ancora di più il rapporto che c'è con la città di Lodi. Una città che devo valutare da quello che ho visto girando un po' il territorio, purtroppo sta vivendo un momento di grande difficoltà, che è la difficoltà di tutto il territorio naturalmente. Però su Lodi una riflessione in più dobbiamo farla, forse è la colpa di chi non ha saputo, come abbiamo fatto noi, dividendoci, forse è la colpa di chi non ha saputo rilanciare un'attività amministrativa, forse è la colpa di situazioni congiunturali che hanno penalizzato questo territorio. Però facendo un paragone che può sembrare antipatico ai lombresi, però è giusto farlo, fra Loghi e Siderno da sempre si vedono due realtà che sono dal punto di vista, e quindi ne approfitto anche per salutare il sindaco Ritorto e mi riallaccerò anche alla tua presentazione, che sono in qualche modo che devono riequilibrarsi nello sviluppo del territorio per creare quella conurbazione che ormai è nei fatti. Cioè noi ce la metteremo tutta affinché questa conurbazione ci sia, però Lodi deve e soprattutto deve avere nel proprio obiettivo anche amministrativo la valorizzazione del proprio DNA, perché Lodi e gli Zeferi non è un'invenzione di chi in passato si è creato uno slogan, è una realtà straordinaria. Cioè Lodi era il punto di riferimento per tutta il bacino della Magna Grecia, e che significa che qualcosa si è perso. Quindi se riusciamo a riscoprire l'orgoglio dell'appartenenza a questo territorio, anche riagganciandola a quel periodo culturale straordinario, secondo me il percorso non è per niente difficile, pur dovendo riconoscere a Giovanni Calabrese una grande dose di coraggio, perché guarda, andare ad amministrare i comuni oggi è veramente una sfida quasi impossibile. Il fatto che voi vi siete messi insieme significa che questa sfida la potete combattere in modo diciamo molto più dinamico, molto più coeso, e quindi questo è un punto di partenza. Però dobbiamo, come giustamente penso che tu hai messo nel tuo programma elettorale, cercare di superare quegli steccati ideologici che alla fine è giusto che ci sia in una campagna elettorale, perché se due schieramenti si candidano e si propongono nella gestione della cosa pubblica su un territorio come Lodi, nelle fasi della campagna elettorale può essere ammissibile, perché, ma alla fine dobbiamo comunque fare in modo che maggioranza e opposizione abbiano il dovere morale, costruttivo, verso i cittadini di convergere su quelli che sono percorsi strategici per il territorio. Io ritengo che la tua intelligenza, la tua sensibilità su questo ti porterà veramente a far condividere questi percorsi amministrativi, superando qualche frizione che forse c'è e è giusto che ci sia in campagna elettorale. I percorsi amministrativi naturalmente, per come io la vedo oggi e soprattutto in questo momento in cui i comuni, per ultimo San Luca sciolto per infiltrazione mafiosa, ma immaginate Siderno, immaginate quante realtà sono sciolte in questo momento, soprattutto nella provincia di Reggio Calabria, per infiltrazione mafiosa. Quindi il primo percorso al quale noi dobbiamo impostare con una legge, Nino, che purtroppo speriamo che tu ritorni presto in Parlamento, deve essere subito rivista, perché è una legge che non tiene conto della capacità amministrativa e anche della chiusura verso alcuni poteri che ci sono all'esterno, e quindi il percorso di legalità che noi dovremmo improntare è il primo punto sul quale penso che questa amministrazione si contraddistinguerà, cercando di adottare, e per questo io intendo, atti amministrativi che siano assolutamente in coerenza con quelli che sono i principi di una sana amministrazione, ascoltando le popolazioni, le fasce più deboli, cose che tu hai sempre fatto, e soprattutto cercando di interpretare quale può essere il fine ultimo di questo territorio, perché anche qua ci dobbiamo dare un tema. Cosa deve essere l'opera domani?
Io penso che questo lo siete posti, i cittadini lo vogliono sapere. È chiaro che se noi domani deve essere una cittadina a grande sviluppo turistico, come è giusto che sia, che poi forse anche il turismo è diventato uno slogan. Se l'obiettivo è quello, dobbiamo riempirlo di contenuti, allora dobbiamo metterci a lavorare da subito per quanto attiene all'ambiente, la protezione dell'ambiente e naturalmente per quanto attiene alla raccolta differenziata di questo territorio, che è uno dei temi sul quale purtroppo in tanti anni si sono perse risorse importanti, perché spesso vedo che i sindaci, avuti i finanziamenti per avviare una raccolta differenziata, non dico tutti, ma gran parte in passato, distraevano queste somme cercando, ecco, di, hanno perso di vista quello che è l'obiettivo ultimo. Quindi primo punto l'ambiente, penso che tu l'hai messo nel tuo programma. L'altro è la cultura, proprio l'Ovi deve essere, diciamo, un cavallo di battaglia per fare in modo che sia dove si incrementi, e di questo ne abbiamo sempre parlato anche con Diana, con tanti altri, un turismo destagionalizzato, perché non può vivere nell'Ovi e nel Siderno di 2 mesi di turismo all'anno. E siccome ci sono le condizioni e le caratteristiche, dovremmo fare in modo che quei siti archeologici che ci sono da una parte, la valorizzazione culturale in senso molto più ampio, di tutta l'area, che non è solo l'Ovi poi, ma è tutta l'area della Ovi, secondo me è uno dei punti di forza sul quale troveremo delle sinergie importanti. Cosa abbiamo fatto noi fino oggi per l'Ovi? Avremmo potuto sicuramente fare qualcosa in più. Naturalmente ci sono ancora problemi da affrontare, penso alla viabilità, dove tu sai che tanti problemi ancora sono in cantiere, alcuni li andremo a risolvere. Parlo della Lodi-Siderno, che è una strada che è stata inaugurata anche qua. Noi forse in campagna elettorale ora non lo stiamo promettendo niente, perché ormai anche la gente è abbastanza sveglia da capire, dice questi ci prendono in giro, quindi votiamo dall'altra parte e rischiamo di perdere consenso. Ma hanno inaugurato quasi 3 anni fa una strada che è la Lodi-Siderno, tu sai bene. Quella strada come è stata inaugurata non è una strada collaudata, è una strada incompleta, è una strada che ha perso di vista qual è l'obiettivo prioritario di creare quella conurbazione importante che c'è fra le due realtà territoriali di Lodi e di Siderno. Abbiamo molto lavorato anche sul tuo impulso su quel discorso delle scuole, perché sulle scuole, ed è stata forse la prima visita che io ho fatto su Lodi, è stata con l'Istituto Alberghiere insieme a te con la preside Magritte, che hai visto in che condizioni ci ha illustrato come vivono soprattutto i ragazzi in quell'istituto. Per noi poter dire che da qua a qualche giorno verrà adattato l'istituto alberghiero di Lodi è un risultato straordinario che ci ha consentito di superare tantissimi problemi amministrativi. E l'ultimo che abbiamo superato e che è già stato appaltato, e da qua pensa un mese, perché stiamo adesso facendo la conferenza dei servizi dopo aver superato l'articolo 13, perché purtroppo sapete qual è il guaio, che tu l'hai toccato con mano, di queste grosse opere pubbliche, soprattutto per quanto attiene alle edilizie scolastiche. Bisogna seguirle passo passo, e seguirle passo passo significa che la settimana scorsa sono stato al Genio Civile per superare l'articolo 13, per poter fare, cioè bisogna seguirle passo passo, tanto da sbloccare qualsiasi intoppo burocratico che ci possa essere. Naturalmente abbiamo superato questo articolo 13 e stiamo per indire la conferenza dei servizi da qua, che deve indire al comune, penso che l'abbia già indetta il commissario, se non sarei tu a indire da qua 3 giorni, 4 giorni, quanto sono, e poi dovremmo cercare di fare in modo, e questo già è realizzato, che la ditta Siglali, già individuata come vincitrice dell'appalto, inizi i lavori. Anche questa è una cosa importante, che da una parte dà una risposta concreta all'infrastruttura, però non dimentichiamo e non perdiamo di vista che aver sbloccato tanti milioni di euro, che sono soldi che giacevano purtroppo nelle casse della provincia da tanti anni, ci danno la possibilità di creare quell'indotto importante anche in termini di occupazione, sul quale tanto ci stiamo spendendo in questi giorni. E ringrazio anche gli assessori Bravo, l'assessore Giannetti, ci sono pure i consiglieri Zavettieri e Pasquale Brizzi, sul quale in questi giorni andremo a fare una riunione di maggioranza nella quale andremo ad affrontare in modo tematico le problematiche occupazionali, cercando di plasmare il bilancio che andremo a fare su questo obiettivo, che non poteva essere altrimenti, atteso che il governo pone il lavoro al primo punto. Se ogni amministrazione ponesse il lavoro al primo punto, naturalmente creeremo quel minimo di bacino occupazionale, togliendo dalla disperazione economica di tantissime famiglie. Quindi anche la sollecitazione che faceva, mi pare, Passaparola, che riguarda gli LSU del più, oppure non so se è una sollecitazione pertinente, perché questo naturalmente va a dare un ulteriore boccata d'ossigeno a tantissime famiglie che adesso sono in difficoltà. Su questo tu sei un maestro, hai creato un'attività imprenditoriale che ha dato lavoro a tante famiglie, questo naturalmente ti gratifica sotto la tua esperienza professionale e umana, naturalmente si arricchirà questo tuo contributo per il territorio con ulteriori passaggi amministrativi che daranno
la possibilità veramente di incrementare questo bacino occupazionale. L'altro aspetto è che si crea finalmente una sinergia politica, devo dire, fra amministrazioni, fra province, fra regioni, che sono gli elementi indispensabili, perché io tu ricordi quando insieme al sindaco Lombardo siamo stati da Mancini a Catanzaro per superare proprio quel problema, che era un problema relativo a quei finanziamenti che erano intagliati, e allora ce l'avamo lasciati e insieme al sindaco Lombardo avevamo concordato un percorso che ci dava la possibilità di andare a individuare una, due, tre priorità da finanziare volta per volta, farci carico noi dei mutui per poter in qualche modo sbloccare iniziative strategiche per tutto il territorio. Questo percorso dobbiamo subito riprendere perché è un aspetto secondo me importante, perché non si possono perdere 38 milioni di euro perché magari il comune non ha la capacità di indebitamento, con un sacrificio che faremo noi, un sacrificio che deve fare anche la regione nella quale ci interfacceremo subito dopo, potrebbe essere un ulteriore spunto per sbloccare parte di queste risorse dandoci una scaletta di priorità che dia anche a noi la capacità di sostenere per la capacità di indebitamento anche l'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale di Lodi. L'altro impegno che abbiamo fatto, il Tribunale, siamo stati vicino al Presidente del Tribunale, siamo stati vicino al Procuratore per quanto attiene la difficoltà oggettiva che c'era nell'individuare dei nuovi locali, e su questo devo dire che anche il Commissario Crea è stato disponibile nel condividere con noi un percorso che era un percorso di andare a sacrificare parte dei locali che erano stati affidati alla provincia per condividere appunto questa capacità di ampliamento. E poi è un discorso che tu insieme a te avevamo avviato su tutto il territorio provinciale. Stiamo tagliando, abbiamo tagliato gran parte dei fitti, per ultimo abbiamo tolto il provveditorato agli studi di Reggio Calabria per un importo di 380.000 euro, restituendo al provveditorato la sua sede naturale, perché la sede naturale per il quale era stata costruita è la sede di Sant'Anna nella Reggio Calabria. Quindi abbiamo recuperato in questo sistema che non è andato a penalizzare i servizi, quindi statevi tranquilli perché i servizi che ci sono per quanto attiene, Gaetano ne sa qualcosa di questo, per quanto attiene le UAZ, quindi unità agricole di zona, per quanto attiene la formazione professionale, per quanto attiene gli uffici provinciali del lavoro, che naturalmente stiamo portando avanti insieme ai comuni che hanno la competenza nel sostenere le spese dei locali, abbiamo fatto una grossa razionalizzazione che ci ha portato quasi a 2.300.000 euro di risparmi, che non sono pochi in un momento di grande difficoltà, e che però non hanno penalizzato assolutamente i servizi che vengono erogati sul territorio, che sono tutti percorsi strategici che si potevano anche fare prima, che forse si diventa forse un po' impopolare togliendo i fitti a qualche amico più o meno vicino, però noi l'abbiamo fatto con la coscienza di chi ha un obiettivo ancora più importante: salvaguardare il bilancio dell'amministrazione e reinvestire questi soldi e queste risorse proprio nei settori nelle quali abbiamo avuto dei risparmi, che sono appunto l'agricoltura, la formazione e l'edilizia scolastica, sul quale stiamo reinvestendo queste risorse. Quindi è tutto un sistema virtuoso che noi stiamo avviando, i risultati si cominciano a vedere. Non è stato facile, anche là abbiamo dovuto disincrostare una macchina amministrativa che in qualche modo creata, non dico ad arte, ma poneva delle difficoltà di ordine gestionale, ma devo dire che dalla condivisione e dal fargli capire la bontà del nostro progetto politico siamo riusciti a sbloccare questa macchina amministrativa e raggiungere obiettivi sui quali si può fare ancora meglio, soprattutto per quanto attiene la viabilità. Noi avevamo stanziato su tua sollecitazione questo famoso contributo di 1,5 milioni per collegare Lodi a Moschetta. Quando mi parlavi di Moschetta io pensavo che fosse il Moschetto dei Carabinieri, poi ho scoperto che è una bellissima realtà nella quale, devo dire, abbiamo la fortuna di condividere il matrimonio dell'assessore Lambert. Ma devo dire che è una cittadina molto vivace, che mi ha posto anche problemi importanti, soprattutto per quanto attiene il diritto allo studio, perché mi ponevano il problema di andare a ristabilire degli istituti scolastici sul quale ci siamo spesi, abbiamo ottenuto dei risultati, stiamo portando avanti. Non abbiamo chiuso noi con Comunicio. No, assolutamente, non abbiamo chiuso noi. Quindi su tutto questo c'è la massima condivisione. Naturalmente sappiamo che sull'Ovi dobbiamo puntare, perché per noi è un riferimento importante per tutta la provincia di Reggio Calabria, dalla sinergia, dall'affetto e dall'amicizia che mi lega a me, Giovanni Calabrese, ma a tutta l'amministrazione nei tuoi confronti, riusciremo. E naturalmente a Francesco Magri, che come diceva Raffaele Sainato, è stato l'artefice forse che ha ricucito questa criticità che c'era, quindi gli va riconosciuto questo merito, e per noi è sempre stato un riferimento, come lo siete stati tutti voi.
Per noi questo è il percorso importante, quindi ricucitura di queste frizioni territoriali che rischiano di penalizzare veramente un nuovo percorso di sviluppo. Saremo al tuo fianco, convinti come siamo che Loghi merita questo e anche molto di più. Quindi grazie. Altrimenti viene così, e ringrazio ancora Antonio Foti, Peppe Raffa, Gaetano Lau, Mimmo Giannetta, Pasquale Brizzi e Paolo Zavettieri per la presenza, tutti gli amici. Vi invito a starci vicino ancora in questi giorni di campagna elettorale. Non diamo per scontato nulla, è necessario un grande impegno da parte di tutti, è necessario tenere gli occhi aperti sia di giorno che di notte, perché i nostri avversari sono bravi, soprattutto di notte sono bravi gli ultimi giorni. Quindi attenzione a tutto il territorio, cominciamo tutti quanti i nostri elettori della bontà di questo progetto politico, non è un progetto politico di Giovanni Calabrese, ma è un progetto politico di cambiamento reale e concreto per la nostra città. Vi ringrazio, vi invito alle 19 a Valentina per la presidenza accanto con la Presidente delle Commissioni Pari Opportunità, Giovanna Cusumano, perché noi abbiamo una forte rappresentanza femminile, abbiamo 9 donne in lista, Presidente, e quindi garantiremo sicuramente in caso di vittoria una rappresentanza di 4 donne all'interno del Consiglio Comunale con la grande novità della città di Roma. Vi invito domani sera a Piazza Nassiria all'incontro con il Governatore Scopelliti, che poi avrà chiusura la campagna elettorale. Qui in piazza De Marzio del 19, poi una lunga serata tutti quanti insieme a Piazza Nostra del Comunale. Grazie ancora.